Grazie Presidente, grazie ovviamente al Governo, ai relatori, a tutti i componenti delle commissioni, ai nostri uffici e mi permetta grazie anche a lei, visto che l'hanno riconosciuto anche le opposizioni ieri, se porteremo a casa un provvedimento così importante sarà anche per un lavoro corale che l'ha vista impegnato. Delle due l'una, allora o questo è un provvedimento annacquato che non serve a nulla, come dicono Forza Italia e Fratelli d'Italia, oppure è un provvedimento criminogeno, come abbiamo testé sentito citare. Allora io credo che non sia né l'uno né l'altro, sia un provvedimento giusto e che di indegno e criminogeno ci sia un atteggiamento politicamente ingiustificabile da parte dell'opposizione. C'è una sola cosa che abbiamo sbagliato, dobbiamo prenderne atto come maggioranza, sia come 5 Stelle che come Lega, è stato quello di non aggiornare il titolo, perché il titolo del provvedimento è rimasto sblocca cantieri, ma questo provvedimento fa molto di più. Sblocca gli impianti per il settore dei rifiuti, sblocca la ricostruzione, semplifica, va ben al di là del titolo che è evocativo, ma non comprende tutto. E allora di fronte all'incapacità delle opposizioni di ammettere tutto questo, noi ci auguriamo di non trovare qualcuno dei colleghi camuffato da anziano con barba finta e bastone magari accanto ai cantieri che ripartiranno a contestare persino i lavori, un po' come fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in un noto sketch. Speriamo che almeno questo ce lo risparmino. Allora vorrei rapidamente elencare alcuni degli aspetti che andiamo a affrontare. Il primo sicuramente il codice degli appalti, la moratoria di 2 anni, l'avevamo detto, sottolineato, non è che nei 2 anni ci sarà il Far West, varranno quelle tanto decantate regole europee alle quali l'opposizione spesso si richiama, ma non quando serve e quando potrebbe essere utile. E collega Marcucci, ora noi potremmo anche essere ritenuti responsabili dei mali del mondo, ma pensare che l'Italia si sia bloccata in un anno, da quando noi siamo al governo, quando ad esempio l'articolo 3 del provvedimento modifica il DPR 380 del 2001, cosa attesa da anni dagli esperti del settore, dai professionisti delle amministrazioni, mi sembra quantomeno ingeneroso. E relativamente ai dati che citava lei, non per smentirla, è proprio quel 22% in più di lavori assegnati dagli enti locali che dimostra la bontà della direzione, perché l'aumento dell'affidamento diretto per i comuni da 40.000 a 150.000 euro già c'è, è già legge con la legge di bilancio e ha già prodotto dei vantaggi. Lo stesso noi ci attendiamo per le nuove regole che sono state introdotte in questo settore. Relativamente alla ricostruzione, permettetemi, questo l'ha detto con passione e dovizia di particolare il collega Arrigoni, è il quinto provvedimento in un anno che agisce e rimedia al vostro lassismo e al vostro immobilismo. Il decreto 55 che abbiamo convertito cambiandolo di fatto in toto, il mille proroghe, il decreto emergenze che non era solo decreto Genova ma anche decreto terremoto. E la legge di bilancio, si aggiungono i provvedimenti contenuti nell'attuale testo. E collega Verducci, lei potrà anche ergersi a rappresentare cittadini, sindaci, però recentemente ci sono state le elezioni europee, il terremoto è stato definito terremoto Amatrice Norcia Visso. Se i cittadini di queste città hanno assegnato ad Amatrice il 42% alla Lega, il 12% al PD, a Norcia il 40% alla Lega, il 12% al PD,
ha visto il 47% alla Lega, il 14% al PD, forse hanno un'idea diversa di come l'abbiamo seguiti noi e di come l'avete seguiti voi. Relativamente al personale docente, per rispetto del collega Pazzaglini, senatore Verducci, ricordo che relativamente al personale docente, ad ottobre del 2016 ad Arquata del Tronto, e c'era il collega Errani, ora non è in aula, ad Errani e Renzi fu proprio il collega Pazzaglini, allora sindaco, a sollecitare un intervento in deroga sulle assegnazioni del personale. Solo nel luglio del 2017 il governo ha provveduto, salvo poi nelle Marche a guida PD scordarsi di dare attuazione a quel provvedimento. Oggi noi lo proroghiamo e lo facciamo noi. Relativamente ai rifiuti, meno rifiuti significa più impianti. Ieri abbiamo approvato una mozione importante, oggi rispondiamo perché finalmente si potrà ripartire a dare autorizzazioni in attesa delle linee guida da parte del Ministero, in attesa del recepimento del pacchetto europeo, potremo ripartire e lo potremo fare anche a Roma. Ora il Presidente Zingaretti non avrà scuse per agire sugli impianti Forzu del Lazio, siamo assolutamente al di sotto del minimo sindacale a Roma e nel Lazio. Ora, con l'intervento straordinario e la possibilità di agire riducendo i tempi o agendo in deroga, potremo finalmente rispondere a un'esigenza chiara dei cittadini che non possono pagare le inadempienze del PD in Regione Lazio. Potrei parlare del MOSE, del Terzo Valico. Il tempo non mi consente tanti altri esempi. Uno vorrei dedicarlo alla videosorveglianza. Collega Malpezzi, tutti noi vorremmo che non ci fosse la necessità di introdurre videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani, però purtroppo serve. Ognuno di noi tutte le volte dice: ma come si fa quando vede certe immagini? Ebbene, gli altri possono dire come si fa, noi dobbiamo agire per risolvere. Collega Gianmanco, è vero che lei provava da 10 anni, ci è voluto un impegno fermo e chiaro di Matteo Salvini e della Lega per introdurre in questo provvedimento un passaggio del genere per reperire le risorse. L'abbiamo fatto, così come abbiamo fatto una disposizione che permette ai sindaci di intervenire quando ci sono condomini degradati. Tutti ricordiamo le immagini dell'Hotel House a Recanati. Ebbene, finalmente i sindaci che erano impotenti avranno la possibilità di nominare amministratori di condominio e prevenire i problemi in situazioni di degrado come quella. Ebbene, dicevo, il tempo non mi permette di fare altri esempi. È lo stesso tempo che non ci ha permesso di inserire nel provvedimento altre soluzioni già individuate sia sul piano politico che delle risorse, tanto per fare alcuni esempi: la nomina del commissario straordinario per la manutenzione della statale 36 e la viabilità connessa che collega Milano alla Valtellina in vista dei mondiali di sci del 2026, la possibilità di potenziare la tangenziale di Lodi, 10 milioni di euro già ci sono, nei prossimi provvedimenti andremo ad inserire la disposizione, o di rispondere, lo ricordava il collega di Fratelli d'Italia, alle istanze dei lavoratori e le aziende che sono finite, loro malgrado, coinvolte nei problemi dei fallimenti aziendali come subappaltatori. Ebbene, quel fondo salva cantieri si farà ieri a Marciano, una delegazione ad esempio delle imprese della Stalli ha incontrato il ministro Salvini, c'è l'impegno della Lega a trovare una soluzione fin dai prossimi provvedimenti perché non possono pagare lavoratori e imprese problemi non loro. Ebbene, già solo una delle risposte che ho rapidamente citato giustificherebbe un voto a favore di questo provvedimento. Ebbene, non può che essere un voto a favore convinto, quello del gruppo della Lega, non semplicemente a favore di un provvedimento, ma a favore dei cittadini, delle imprese e dei comuni italiani che da questo provvedimento riceveranno un giovamento. Grazie. Grazie.